Darò la precedenza ad Alessandro Gelli, direttore tecnico scientifico dell'Accademia delle Scienze e di Medicina Funzionale Uranos, coordinatore scientifico del corso di alta formazione che si chiama Metodologie Anti-Aging e Anti-Stress della Facoltà di Farmacia e Medicina del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università La Sapienza di Roma. Ci parlerà di biorisonanza, la biorisonanza attraverso l'uso specifico delle frequenze. Grazie Alessandro. Bene, allora abbiamo visto che in pratica il mondo della medicina e della scienza va rivoluzionato, cioè ci sono cambi di paradigma da un anno all'altro, quindi bisogna sviluppare un adattamento e una capacità di mettere in discussione ciò che sembravano dei dogmi sino a pochi anni fa. L'argomento che tratto oggi, io sono un ricercatore indipendente, mi piacciono i risultati pratici, quindi oggi vi darò una serie di consigli pratici da mettere in pratica a costi ridotti, che potrete già applicare stasera o domani, perché qui abbiamo visto il disastro dell'elettrosmog, anzi l'abbiamo solo accennato. Bene, ma come ci difendiamo? Quindi come mentalità operativa, la mia passione iniziò tantissimi anni fa, però oggi esistono delle strumentazioni che veramente costano pochissimo e ci permettono di, tra virgolette, ottimizzare. L'inquinamento elettromagnetico è ineliminabile, possiamo solo ottimizzare, ma la differenza c'è. Vediamo un po', oggi immaginate che quando siamo già nella vita intrauterina noi siamo già condizionati, pure non esistesse i campi elettromagnetici artificiali, immaginiamo che non esistono, tipo ai tempi dei tempi, ma esistono quelli di madre terra. Sapete madre terra intorno a che frequenza risuona in continuazione? La frequenza di Schumann, intorno agli 8 Hz. Vedremo tra un po' che, guarda caso, gli 8 Hz corrispondono allo stadio alfa del cervello. Quindi vedremo anche che esistono una serie di ricerche come tuning, cioè sintonia, per addirittura favorire un rilassamento. Sono ricerche iniziate tempo fa, chiaramente in ambito più, diciamo, militare, ma piano piano siamo arrivati anche a una possibilità di esposizioni in ambiti civili, terapeutici. Allora, abbiamo già visto che oggi abbiamo una visione del tutto, no? Un po' la visione integrata, complementare. Quindi il PNEI, l'epigenetica, nutrigenomica, tutto. Vedremo poi che ci sono delle disquisizioni sul gut-brain axis, gut-brain liver axis e addirittura oggi gut-brain liver skin axis, quindi un network incredibile. Ma questo grande network è influenzabile dai campi elettromagnetici? Vedremo una bibliografia che è uscita recentissimo, che ha un mese, appena uscita. Quindi vediamo molto, molto rapidamente, no? Oggi Pier Giorgio vi ha parlato della risonanza magnetica, quindi vado oltre, ma voglio ricordare che noi viviamo in mezzo a delle frequenze sempre numerosissime, contemporanee, quindi siamo attraversati da tantissime frequenze. Certe naturali, altre purtroppo artificiali, quindi tutto avviene in modo contemporaneo. Ma il corpo umano vive di fenomeni bioelettrici e bioelettromagnetici? Tutti sapete, sì. Ma in applicazioni pratiche a livello diagnostico, pensate, oltre all'elettroencefalogramma e l'elettrocardiogramma, c'è l'elettromiogramma, elettroretinogramma, per cui noi sappiamo già che viviamo di fenomeni elettrici, ma quando c'è un flusso di elettroni c'è anche una formazione di un magnetismo. Quindi noi viviamo di campi elettromagnetici ultradeboli, bio-CEM, bio-campi elettromagnetici. Il problema è che questi ultradeboli
purtroppo possono essere influenzati da campi esterni più forti, perché l'energia più forte influenza quella più debole. Altra cosa importante, ci sarebbe da parlare dell'attività elettrica dell'aria, degli ioni negativi, cosa succede a primavera, cosa succede durante le tempeste solari. Vedremo qualche bibliografia recente, ma voglio accennare solo al fatto che siamo costituiti dal 99% di acqua come numero di molecole, mentre in peso sino al 70%. Siccome l'acqua è fondamentale, perché poi vedremo che in parte ha a che fare con il cluster, con i domini di coerenza e così via, se noi la differenza fra noi e un sasso, dice noi siamo vivi, sì, ma è l'acqua, cioè l'acqua è vita a 360 gradi, ma vedremo che l'acqua in un bicchiere è diversa dall'acqua in vivo, fra cui il discorso dei campi elettromagnetici, cluster, domini di coerenza. Posso solo accennare, ma già stato detto prima, ognuno di noi è un universo, ognuno di noi è un caso a sé. Ecco il discorso dell'S-Drive. Aiuta, insieme a tante altre supporti, a costruire il grande mosaico. Vedete, io accenno enzimi, assetto ormonale, psiche, eventi vissuti, quindi c'è tutto il discorso dell'adattamento costruttivo o non operativo. Ma arriviamo ora al punto fondamentale. Quante frequenze esistono? Quante? Noi voi pensate, quando uno parla di frequenza, pensa alla musica. Ma la musica, in confronto a tutto questo range di frequenze che parte in alternata da un hertz, quindi frequenza sapete benissimo, no? Che è il numero dei cicli al secondo, sanno tutti. A 0 hertz abbiamo un'alternata? No, all'oscilloscopio vediamo una linea. Quindi in frequenza alternata, cioè la musica che ascoltiamo, sono onde, un insieme di onde. Ma poi, dalla parte audio, andiamo molto rapidamente oltre i 20 kHz, sino ad arrivare ai giga, ai tera e più hertz. Quindi noi ascoltiamo una piccolissima parte di frequenza, una parte proprio ridicola, così come vediamo una piccola parte di frequenza. C'è un mondo che ci circonda che per noi è inascoltabile e invisibile. Ma la domanda che vi faccio, questo mondo che è invisibile e inascoltabile ci influenza enormemente? La scienza recente però sta dimostrando perché, perché se no diventa esoterismo, no? Tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, sino a pochi anni fa, chi li trattava? Purtroppo persone fuori dall'ambiente istituzionale. Per arrivare a organizzare corsi in ambito istituzionale, non avete idea della fatica che ho dovuto fare negli anni. Allora, vediamo. Se aumento il numero dei cicli al secondo, avrò, per esempio, prendiamo sinusoidi che sono più facili da capire, sono sempre, le onde sono sempre più fitte e più strette, quindi aumenta la frequenza. Lo stesso se sto osservando un oscilloscopio e non sto cambiando, non sto manomettendo i valori, vedo che le frequenze sono sempre più strette. Che cosa succede? Le frequenze più alte aumentano piano piano l'energia, a parità di intensità hanno una maggiore energia. Vedete che ci sono due grandi categorie, non ionizzanti e ionizzanti. Ma le frequenze del sole, voi vedete la luce, è una frequenza, sono frequenze molto più alte rispetto a quelle udibili. Quindi noi viviamo di frequenze, ma viviamo anche di campi elettromagnetici. Facciamo un esempio semplice.
ho un abat-jour ed ecco che ho la spina a 230 volt in alternata a 50 Hz. Ciò vuol dire che la corrente a 230 volt oscilla 50 volte in un secondo. Collegato un oscilloscopio ai poli e vedete una sinusoide o più o meno una sinusoide, perché poi ci sono tutti i vari disturbi, eccetera. Collego l'abat-jour, qui ho solo un campo elettrico, accendo l'abat-jour e ottengo un campo elettromagnetico. È chiaro? Somma di campo elettrico più campo magnetico, campo elettromagnetico. Lo posso misurare in modo economico? Oggi sì. E perché mi interessa? Perché posso vedere semplicemente con pochi soldi a quale distanza mettere l'abat-jour dal mio letto. Fa la differenza, perché siccome noi siamo emettiamo campi ultradeboli, siamo purtroppo influenzati da campi artificiali ma anche naturali se sono più forti di noi. Allora, lascio perdere i richiami di fisica, che cos'è un'onda, eccetera, ma voglio solo accennare che il pianeta Terra quindi emette fenomeni di geomagnetismo, ma è scientificamente dimostrato che il geomagnetismo influenza? Vedremo tra un po' che c'è una bibliografia uscita ora. Pochi giorni fa, l'avessi detto a tempo addietro mi avrebbero detto che me l'ero inventata. Adesso è scienza ufficiale. Gli artificiali sono dati quindi non solo dalle reti a 230 volt, frequenze basse, però poi ci sono radio, megahertz, cellulari che andiamo sui gigahertz. E ora stanno arrivando questi, in alcune parti d'Italia, già ci sono i 5 giga e vedremo un po' come difenderci, perché poi se no tante teorie, ma bisogna essere pratici. Ecce, ora vediamo un po'. Ma il cuore, ho possibilità di misurarlo? Oggi per Giorgio mi pare che ve l'ha accennato, che oltre all'elettrocardiogramma, è possibile fare il magnetocardiogramma. Cosa leggete in questa bibliografia però? 2019. Quindi significa che solo recentemente, questo già è il cervello, ora ve l'ho anticipato, quindi oltre al cuore il cervello emette. Io vi ho riportato bibliografie recentissime in cui ora la scienza ufficiale, ma stiamo parlando proprio dell'ultimo anno, stanno cominciando a rivalutare il magnetoencefalogramma e il magnetocardiogramma. Ancora. Qui addirittura si parla dei magnetometri per il magnetoencefalogramma dalle origini quantistiche al multicanale. Ottobre 2019, recente. E ancora, qui ne abbiamo una del 2017, volevo soffermarmi su questa, dove si lavora sul cuore di animale isolato, ma stanno sempre lavorando sul discorso del magnetocardiogramma. Prima vi ho accennato al fatto che anche Madre Terra emette dei campi elettromagnetici, o meglio geomagnetici. Quando sono troppo alti, guardate un po' in questo lavoro di settembre 2019, addirittura l'attività solare e geomagnetica può arrivare a creare qui addirittura parlano di rischio di mortalità cardiovascolare. Ma allora, quando avvengono tempeste solari, che io seguo anni per altri motivi,
È possibile che ci fosse una, a quei tempi osservativi, erano osservativi, più ansia, più agitazione, effetti cardiaci. Oggi c'è la bibliografia. Finalmente hanno dimostrato che l'attività solare e quella geomagnetica, quindi tutto elettromagnetismo naturale, influenza addirittura l'attività cardiaca. Perché? Perché abbiamo visto magnetocardiogramma, il cuore emette, così come tanti altri organi hanno alla loro specifica frequenza o range di frequenze, e quindi vengono disturbati. È come se loro vengono distratti, infastiditi o peggio. Allora adesso cerchiamo di ritornare alle onde e all'influenza sulla psicofisiologia. Sono circa 30 anni che mi occupo di musicoterapia biovibrazionale, che è qualcosa di più complesso. Questo, vedete, è lo spettro audio. Voi sapete che iniziamo a percepire intorno ai 20-16 Hz sotto forma di vibrazione. Visceri, corpo, ma mentre arrivano queste vibrazioni, che fanno le cellule? Visto che siamo come numero di molecole 99% d'acqua, vibrano, l'acqua vibra. E tutto questo campo biovibrazionale, se sono vicino a un trasduttore elettromagnetico, a che cosa mi si associa? A un campo elettromagnetico che io sto generando con una frequenza ben precisa, stabilita da me, e con un'intensità stabilita da me. Alla fine è una forma più avanzata di che cosa? Della vecchia magnetoterapia, associata però a una forma di suonoterapia biovibrazionale. E che cosa succede se vado sotto i 20? Quelle vibrazioni io non le sento più a orecchio. Posso continuare a sentirle sotto forma di vibrazione fisica? Ovviamente, purtroppo, nell'ambito hi-fi, ho scritto ad azienda di tutto un po', nell'ambito hi-fi vi rispondono che sotto i 20 Hz vengono tagliate tutte perché sono rumore. Tant'è che si usano i filtri subsonici, ma se io invece voglio gli 8 Hz, sono proprio esattamente quelli che le aziende eliminano. Se io voglio mettere un rumore di fondo naturale, il rumore bianco, no? Ma io gli vado ad amputare tutta la parte delle frequenze basse, quindi quelle più rilassanti, non è più un rumore di fondo naturale. Ecco perché mi fanno ridere le app che uno sente al cellulare. Oh, queste sono le frequenze basse, poi abbiamo tutte le alte. L'orecchio umano di noi adulti arriverà a 16-17 kHz, dopo non si ascolta più. Ma, ancora una volta, le cellule potrebbero avere delle influenze. Ecco, la musica e suonoterapia biovibrazionale studia anche gli effetti, non solo psicologici, ma anche biochimici e cellulari, che possono dare frequenze subsoniche e supersoniche. Tutti conoscete la differenza fra rumore bianco e rumore rosa. Il rumore rosa, che ora non ci interessa perché a noi sembrerebbe fastidioso, invece il rumore bianco, queste colonnette, questo qui è uno spettro acustico, fluttuano in continuazione. Ed ecco perché è il rumore di fondo naturale. Attenzione, se io lo metto troppo alto, a orecchio, disturba. Ecco perché ci sono dei miei allievi che dicono: ma ho trovato su internet che dicono che qualcuno è disturbato. Naturale, dipende dalla frequenza o dall'insieme di frequenze, dal volume di ascolto in decibel, dal tempo di esposizione. Questi stessi concetti ce li ritroviamo nella magnetoterapia. Frequenze, intensità, tempo d'esposizione. Ed ecco qua, il nostro
Il pianeta Terra è un magnete naturale, lo sapevate tutti, sì, perché con la bussola, sin da bambini si utilizza la bussola, ma magari non sappiamo che questa forma simmetrica è puramente teorica. Osservate. Questo campo elettromagnetico simmetrico è didattico. Tra un po' vedremo cosa succede nelle frequenti tempeste solari. Si deforma il magnetic shield. Ma ci saranno bibliografie sulle tempeste solari? E oggi ve ne porto un bel po'. Lavorando in ambito istituzionale, io ad affermazione, bibliografie. Affermazioni, bibliografie. Allora, tutti voi penseranno a sto punto, ho una frequenza intorno agli 8 Hz, che è la frequenza della risonanza di Schumann. Come si forma? Lo saprete tutti. C'è tra la ionosfera e la crosta terrestre uno spazio. Questa vibrazione in questo spazio eterico, tra virgolette, crea queste frequenze. Innanzitutto si vede che nello stesso momento in diverse parti del pianeta Terra abbiamo frequenze diverse. Chiaro questo? Se io con un jet supersonico parto di qui e arrivo qua, io vedo, sono già con frequenze diverse. Ma perché è così importante per chi studia psicofisiologia, medicina quantica funzionale, medicine integrate, eccetera, sapere questo? Perché riusciamo ad aiutare gli ansiosi, la persona agitata, che senza che sia accaduto qualcosa si sentono più agitati. Avere una spiegazione razionale su perché senza alcun motivo si sentono un po' più agitate, pensate a primavera, c'è chi rifiorisce, lo vedremo tra un po', altri invece non dormono, sono agitati, hanno la tachicardia, le allergie, quanta soggettività, quanta variazione tra una persona e l'altra. Ma la risonanza di Schumann l'hanno misurata? Visto che io sono un ricercatore, mi faccio sempre le domande, eccole qua. Ecco come le misurano, e quindi misurano e fluttuano. Qui vediamo meglio la distanza, abbiamo una distanza, qualcuno se lo avrebbe chiesto, 100 km circa. Addirittura in Italia, guardate un po', c'è un bel progetto, io li seguo attentamente, monitoraggio dei campi IEM naturali, quindi dei campi elettromagnetici naturali, e vedete che ci sono tanti tipi di frequenze. Ricordiamoci che negli ultimi anni i campi elettromagnetici in onore del grande ricercatore sono come unità di grandezza espressi in Tesla, da Nikola Tesla, di cui io sono un grande estimatore. La particolarità è che noi andiamo a misurare micro Tesla, quindi pensate, ecco qui in questa si vede quanto range di frequenze ci sono, addirittura ci sono oscillazioni che partono da 0,1 Hz a 10 Hz. Ora vado molto rapido, ecco, andiamo alle tempeste solari, visto che in questo periodo ce n'è una dietro l'altra. Ma come fate a sapere quando ci sono le tempeste solari, visto che alla televisione non ve lo dicono? Ci sono dei siti a cui io sono iscritto che vi danno o in tempo reale, se c'è in quella giornata una tempesta solare, una solar storm, oppure addirittura danno le previsioni. Questo che cos'è? È il campo, è il magnetic shield, lo scudo magnetico terrestre, quello lì, che prima era in teoria simmetrico? A me sembra una vespa. Sembra una vespa, perché è deformato. Questo è il punto. Quindi agisce da filtro, ma ci sono alcune forme di energia. Oggi abbiamo detto
che nel nostro tipo di scienze di medicina usiamo il termine energia, in altri contesti ci prenderebbero in giro, ma noi, io a partire già solo dall'effetto Joule, io già comincio a dire, prendiamo questo tipo di energia, può essere espressa in questo modo, in questo modo, in questo modo. Diciamo che in alcune relazioni, qui giochiamo in casa, ma io sono abituato a parlare in contesti con persone che la pensano in modo diverso da me e che non vedono l'ora di alzarsi e interrompere. Ma io gli metto tutte le bibliografie e nessuno si è mai alzato in questi anni. Vedete come si deforma? Guardate qua. Guardate dal sole. Guardate qui. Guardate come escono con forma e violenza. Che cosa succede? Ma le tempeste solari, qual è il risultato fisiologico, psicologico? Sì, ma grandi tempeste solari circa all'inizio di 2 secoli fa, quindi nel 1900, erotti, alzarono così tanto l'elettricità nell'aria che i telegrafi funzionavano senza batteria, è una cosa storica. Ma perché c'è corrente nell'aria? Sì o no? Quando ci sono tempeste, fulmini, aumenta questa corrente e io mi diverto nel mio laboratorio a misurarle costantemente. Ma perché si misura? Perché la scienza ha bisogno di numeri, di statistiche. Io spero che non vedremo mai nel nostro emisfero un'aurora boreale. Perché? Perché significa che lo schermo, lo scudo sarebbe assottigliato troppo. Ci sarebbe vita senza lo schermo? No, tutto bruciato, non ci sarebbe stata vita. La magnetosfera terrestre funziona come scudo, schermando la Terra dall'impatto diretto delle particelle cariche che compongono il vento solare. In prima approssimazione queste particelle scivolano lungo il bordo esterno della magnetosfera e passano oltre la Terra. Ci sarebbe, quando ci sarà la scuola, vi spiegherò tutto in dettagli, perché poi ho messo a punto una serie di tecniche derivate dalla Ayurveda, dedicata, cioè medicina tradizionale. Chi mi conosce sa che ho iniziato a praticare arti orientali a 5 anni, quindi le ho provate tutte. Ho adattato in versione occidentalizzata e quindi anche in ambiente civile e militare mi sono lanciato sull'incremento della performance psicofisica, l'anti-aging oggi diciamo. Perché noi queste vogliamo, star bene, vogliamo essere forti, giusto? Incremento della performance psicofisica. Bene, come si fa in pratica? È un mosaico costituito da una marea di tasselli. Se non ci mettiamo a posto, cerchiamo di bonificare le stanze a livello elettromagnetico, ed è fattibile. Adesso vi farò vedere delle banalità che tutti sottovalutano, ma fanno la differenza. Cominceremo da questo. Allora, in Russia, dal 48 al 97, hanno studiato gli effetti sulle variazioni geomagnetiche tra i picchi stagionali. Prima vi ho parlato della primavera. A primavera rifiorisce un manico di scopano. Uno pensa sempre a pressione atmosferica, umidità, temperatura. No, c'è tutta la parte elettrica, elettromagnetica, energia. Cioè energia. Il sole ci dà energia. Che cosa hanno scoperto questi scienziati russi che hanno fatto ricerche per decenni? Quindi non sono ipotesi. Gli effetti psicofisiologici delle espulsioni di massa coronale, quelli che abbiamo visti prima, sono in genere di breve durata. Includono mal di testa, palpitazioni, sbalzi d'umore, malessere generale. Ecco chi lo dice. Ma visto che io mi sono occupato di metodologia anti-aging anti-stress, che ho portato poi alla Sapienza col titolo omonimo e coordinato per anni,
parlando di stress e affini, era evidente che palpitazioni, mal di testa, eccetera, eccetera, erano un campo da ottimizzare. Ecco, è importante sapere anche questo. E la ghiandola pineale è influenzata anche dall'attività elettromagnetica. Pensate un po'. Ora vado molto rapido, ma chi è che recentemente cominciò ad affermare che c'era questo scudo elettromagnetico? Fu proprio la NASA che cominciò negli ultimi anni ad ammettere, perché sino a molto tempo fa, quando si studiava a scuola, ma vi parlavano di scudo elettromagnetico terrestre? Io neanche all'università l'ho sentito nominare. Si aspettavano una tempesta solare, pensate un po', nel 2012. Perché sono così gravi le tempeste solari? Perché andrebbero a mettere KO i satelliti. Noi oggi viviamo con i satelliti per tutto. Quindi le tempeste solari sarebbero così intense e violente che metterebbero fuori i satelliti. Figuriamoci l'essere umano cosa potrebbe arrivare a fargli. Questo è ancora un altro argomento che non abbiamo tempo da affrontarlo, ma vi dovrete chiedere chi è che genera il campo elettromagnetico terrestre. Ecco, è scritto qua, non abbiamo il tempo. Voglio solo farvi vedere che la Casa Bianca ha preso molto in considerazione la tempesta solare che è prevista per il 2022, ve lo dico a livello non solo civile, cioè qui quello che dovete capire, la maggior parte delle ricerche non sono in ambito civile, capito? Gli interessa che non venga distrutto una gran parte del pianeta, perché parliamo di satelliti completamente messi fuori uso, ma non solo, se fosse ancora più forte e intensa, cosa succede ai cellulari, ai computer? Tutti quelli che sono microchip verrebbero tutti bruciati. Quindi finirebbe l'età digitale, torneremo probabilmente all'analogico, che è più robusto nei confronti delle tempeste elettromagnetiche. Allora, molto rapidamente vediamo che alcune frequenze, alcuni campi elettromagnetici ad alcune frequenze hanno degli effetti che inibiscono la proliferazione batterica. Cioè, alcuni campi elettromagnetici abbiamo visto, adesso ve li faccio vedere, sono parecchie le bibliografie, in modo inequivocabile, riproducibile, quindi scientifico, vanno a inibire una crescita batterica. Sembra un effetto, addirittura in una diapositiva parlano di effetto antibiotico simile. Qui si parla di legionellosi, qui abbiamo invece influenza dell'attività solare geomagnetica, e questo di agosto 2019, effetti addirittura della luce sul controllo neuroendocrino, perché se avete notato il clima sta cambiando, quindi cambia la luce, cambiano tutta una serie di situazioni, quindi noi siamo più stressati rispetto a un tempo. Io vado molto veloce, magari leggete molto rapidamente perché devo arrivare, eccolo qua, cicli solari e relazione fra malattie umane e adattabilità. Ma perché ho messo che il elettromagnetismo e alcune frequenze vanno ad influenzare i batteri? Perché oggi sappiamo che il microbiota è costituito da batteri, virus e funghi. Se alcune frequenze, un campo elettromagnetico o di più campi elettromagnetici, hanno un effetto antibiotico simile,
potrebbe andarmi a, ve l'ho fatto vedere prima nelle bibliografie, potrebbe andarmi a abbassare la quantità dei cosiddetti batteri buoni, quelli che sono indispensabili alla salute. Prima io vi ho accennato al gut-brain axis, che come vedete è un continuo cambio di informazione. Oggi abbiamo detto molto spesso, ma all'interno anche dei biofotoni che hanno un'attività elettrica e magnetica ed elettromagnetica, ci sono informazioni. Un campo elettromagnetico quindi potrebbe andare a ridurre, ad alterare addirittura il microbiota intestinale. Ma se oggi sappiamo che il microbiota intestinale è direttamente connesso alle funzionalità cerebrali, appunto gut brain axis, e addirittura al fegato, come vi dicevo prima, gut brain liver axis, ecco che ho trovato, quando mi chiedono ma qual è un punto di contatto tra la quantistica, le onde elettromagnetiche, epigenetica e microbiota, oggi ve lo sto dicendo con tanto di bibliografie appena uscite. Se ho dei campi elettromagnetici di alcune frequenze che mi vanno a contrastare la proliferazione dei batteri, in alcuni settori mi può essere utile. Ma se io mi tengo sempre il cellulare attaccato all'addome, potrei andare a ridurre batteri anche buoni e utili. Se ho già una condizione di disbiosi, io mi ritrovo a un'alterazione anche della produzione di 5-idroxitriptamina. Erspamer non voleva la chiamassimo serotonina, lo scopritore della 5-idroxitriptamina, no? Il sistema immunitario 70% intestinale. Quindi con una disbiosi, un'alterazione del microbiota intestinale, io ho a cascata un disastro. Praticamente ho un incremento di tutte le patologie possibili e immaginabili, comprese tutti gli aspetti di stanchezza, ansia, nervosismo, alterazioni del comportamento, e appunto la base del gut brain axis che ha creato un cambio di paradigma negli ultimi anni. Ecco, vediamo addirittura che il gut brain axis, questa pure è del 2019, ha decretato, era già sospettato, ma è stato decretato che ha un'influenza sul metabolismo. Ma pensate ora, nell'ambito della nutrizione, quanto è importante sapere che i batteri del microbiota, tutto il microbiota, ma quindi anche batteri, hanno a che fare sul metabolismo. Ma se alcuni campi elettromagnetici hanno un effetto antibiotico, cosa mi può fare? E quindi bisognerà andare piano piano a controllare questi campi elettromagnetici. Qui poi ci sono tantissime bibliografie recenti che le vedremo più avanti. Ecco. Alessandro, 5 minuti. Devo andare proprio rapidissimo. 3 minuti fa poi vi porterò un video. Lo mandiamo 2 minuti appena mi dai lo stop. Ecco, leggete rapidamente, vedete? Proprio questo e riassume tutto quello che vi ho appena detto, che io credo sia una novità. Tutte le persone con cui ho parlato non lo sapevano, anche scienziati, amici che seguono queste materie. Ecco, qui addirittura parliamo di inibizione da staffilococco aureo, vedete? Con campi di bassa frequenza, inibizione da staffilococco, cioè non parliamo di cosette, pensate il potere che possono avere i campi elettromagnetici. Quindi se io li so usare, lo faccio apposta, posso avere degli effetti che mi interessano. E ancora addirittura effetti sul recettore 5HT1 e 5HT2, campi elettromagnetici inducono analgesia. Maggio 2019. Tutte recentissime, sì. Ecco perché ora, da un punto di vista istituzionale, si può veramente fare un ottimo lavoro, ma tutte queste bibliografie vanno portate, vanno discusse.
Allora, molto rapidamente, io ora nell'ultimo anno sto lavorando sulla smart card. Questo è l'ultimo anno e dovremo vedere un video, perché io mi sono andato a chiedere ma che cosa emette? Quindi in laboratorio sono andato ad analizzare che cosa emette, perché se no diventa mistero della fede. Io purtroppo seguo una via rigorosamente scientifica. Come vedete invece, ciò di cui oggi parliamo, anche in comune hanno la doppia spirale. In questo caso è un emettitore di campi elettromagnetici ultradeboli e ve lo farò vedere a livello strumentale. In quest'altro caso invece è un recettore, poi ci sarà un convertitore analogico digitale, in Germania ci sarà un altro convertitore digitale analogico, viene ricompensato il segnale analizzato. Cioè, per chi sta nel mondo dell'elettronica pare facile da capire. Se mi dessero tempo forse riuscirei a spiegarvelo in modo abbastanza semplice. Io sono partito da scettico, ovviamente. Allora, sull'acqua ci sarebbe un mondo di cui parlare, perché bisognerebbe parlare dei domini di coerenza e di che cosa anche possono fare i campi elettromagnetici in positivo o in negativo. Io invece purtroppo devo andare rapidamente solo a questo. Allora, le onde cerebrali, prima abbiamo detto 50 Hz. Quante persone dicono che se stanno con la testa vicino e il letto vicino a delle spine di corrente non dormono bene? Sono gli elettrosensibili, non sono tutti uguali. Ma perché semplicemente 50 Hz, guardate a che cosa corrisponde? Andiamo stato di veglia. Ovvero andiamo addirittura, peggio ancora, nelle onde gamma. Una iperattenzione. Quindi casomai io dovrei avere un generatore di onde intorno agli 8 Hz o onde alfa, talmente semplice. Abbiamo parlato di biorisonanza, abbiamo parlato quindi di questa interazione. È facilissimo. Se io sto vicino a un dispositivo che mi manda e ha una certa intensità e mi manda un range frequenziale ed è più potente del mio campo biomagnetico, e lui influenza me. Quindi se io dormo accanto a un generatore di 50 Hz, io vado tra le onde gamma, che è il contrario di quello che dovrei avere di notte, a parte durante il REM. Ma le frequenze, visto che parliamo di biofisica delle frequenze, influenzano solo l'acqua? Questo è Hans Jenny, l'ideatore della cinematica. Su uno schermo mette riso, polvere di licopodio, non è neanche importante, viene messo un trasduttore sotto, questo vibra e prende delle immagini incredibili. Si cambia la frequenza e cambiano le frequenze. Su internet trovate dei bellissimi video. Io da scettico le ho riprodotti. Ho utilizzato dei trasduttori molto più moderni di quelli che poteva usare Hans Jenny e sono venute fuori delle cose strabilianti. La stessa smart card io la ottimizzo con campi elettromagnetici che gli stanno vicino. Poi la metto in tasca e per un po' vado di slancio. Dice, ma è possibile? È magia? No, è scienza. Perché stiamo dimostrando che i campi elettromagnetici di bassa intensità, quindi si dicono ultradeboli, quelli biologici, possono o aiutare a ribilanciarci, perché noi siamo stracarichi di elettrosmog. Quindi abbiamo bisogno, con tecnica antistress, con l'alimentazione buona, tutta una serie di cose, più un supporto che può essere un'applicazione quantistica come proprio la smart card. Qui, Alessandro, vai col video. Lo devi mettere te. Rapidissimo, questo qui è solo l'uso della terapia, addirittura persone di demenzia. Ecco, questa qui è una parte delle strumentazioni che ho utilizzato per la rilevazione dei campi elettromagnetici o analizzando le frequenze. Ora tra un po' vi metto un video apposta che vi faccio vedere come ho misurato in entrata e in uscita la smart card.
Allora, questo qui è il primo esperimento, sembrano due casse normalissime, no? Questa è una moneta da 2 euro, cioè, praticamente sono enormi. Siccome non riuscivo a trovarli in commercio, alla fine ho trovato un'azienda che su mie specifiche mi ha prodotto i trasduttori. Perché in commercio non vogliono riprodurre le frequenze subsoniche. Per loro è rumore, per loro è una cosa da tagliare, mentre invece io voglio riprodurre le frequenze subsoniche. Voglio riprodurre le frequenze di Madre Terra, frequenza di Schumann, che corrispondono allo stadio alfa, quello del pre-REM, quello che rilassa. Qui ci sono solo alcune creazioni, ho dovuto progettare anche l'amplificatore, ho progettato un amplificatore che amplifica da 1 Hz e qui molto rapidamente, prima di mettervi il video, vi devo far vedere un'applicazione semplice. Allora, riuscite a vedere l'ago? È in una situazione, diciamo, di allarme, letto aderente alla parete. Guardate, si è dimezzato, ho spostato semplicemente il letto 30 cm dalla parete. È tanto difficile da fare? Eppure io ho un campo elettromagnetico artificiale che è meno della metà. Basta misurarlo. 3 secondi ci ho messo. Qui addirittura questo è uno strumento ancora più moderno che arriva a misurare 8 giga, modernissimo, digitale. Qual è il problema di questi modem e wifi di ultima generazione? Che non solo mandano un segnale elettromagnetico costante, ma poi ha dei picchi. Questi picchi sono molto intensi, quindi è necessario star lontani da questi modem e wifi di ultima generazione e stare anche attenti che non ce l'abbia il vicino, perché magari noi abbiamo la scrivania e accanto, dall'altra parte della parete, un vicino ci ha collocato un modem wifi di ultima generazione. Basta, uno strumentino come questo, si trova tranquillamente. La misura dura 30 secondi, abbiamo fatto. Basta che ci allontaniamo di 1, 2, 3 metri, niente di più impossibile. Prima di mandarvi il video, vediamo se c'è un'altra. No, vi devo mandare il video, mi dicono dalla regia. C'è solo una differenza. Qual è la differenza fra PC fisso e PC portatile? Il PC portatile sulla tastiera, quindi mettete le mani sotto la tastiera, ha l'hard disk sotto. Quindi ha un campo elettromagnetico altissimo, in allarme. Il PC fisso, tenendo l'unità centrale a distanza, voi avete le mani sulla tastiera. Qual è la tensione che arriva alla tastiera? 5 volt. È corrente alternata o corrente continua che arriva alla tastiera? Lo sapete tutti. Continua. Quindi ha un campo elettromagnetico che mi dà fastidio? No. E invece se tengo le mani sopra, se andiamo a misurare ognuno di questi, vedremo col tri-field, vedremo proprio l'ago che va schizza in basso. Quindi anche chi lavora molto al PC, sono cose che deve sapere, perché sono quelle piccole accorgimenti che con un semplice rilevatore di campo elettromagnetico di ultima generazione fa la differenza, perché noi viviamo un accumulo, il nostro problema è un accumulo, solo l'effetto termico immediato, no, sono problemi costanti. Allora, vediamo il video, ora ve lo commento nel frattempo. Allarga. Allora, qui è stata una prima parte del laboratorio, una marea di strumenti. Ho usato ora un... Nel momento in cui la muovo... Lo commento io, faccio prima. Si vede che esce un campo ultra debole. Ok, ve lo commento io, faccio prima. Allora, un lieve movimento, vedete questo? Cioè, ecco, vedete che quando io do un po' di movimento... esce una certa risposta. Uno si aspetterebbe un'intensità maggiore, no, perché noi abbiamo campi ultra deboli e la smart card è come intensità, nell'ordine di grandezza dei biochem, cioè dei campi elettromagnetici biologici. Adesso io dico, ma che cosa emette? Andiamo a vedere, frequenze, bene.
usiamo un oscilloscopio digitale di ultimissima generazione con le memorie che si attacca al computer, ma si vede molto bene l'uscita. Allora, subito prima, puoi tornare un pizzico indietro, tipo qua? Allora, subito, vabbè, andiamo, teniamolo così, tanto poi lo faccio rivedere. Allora, qui ho un elettrodo dove si afferra, questo vale sia... No, no, vabbè, lascialo così, va. Allora, la smart card viene afferrata con un mudra, chin mudra, che è quello che vedete nelle statue, eccetera, eccetera. E viene afferrato in questa zona. Qui c'è una doppia spirale e il flusso esce lungo due linee parallele, quindi in avanti. Io prima ho misurato, diciamo, l'input, cioè gli elettrodi stavano tutti e due alla base. Poi ho misurato l'uscita. L'uscita è più alta come intensità di circa 3 volte. Quindi è come se mi amplificasse, tenendola in mano, è come se amplificasse il mio biochem, che su di un'altra persona o su me stesso mi permette di avere, eccolo, qui si vede bene come, è stato, come sono stati collocati i morsetti. Allora, qui adesso ripartiamo, si rifà la stessa prova. Questa è la partenza, è l'input. Questo è quello il risultato. Ora io tra un po' porterò un morsetto di rilevazione del campo elettromagnetico in uscita. Questo vi faccio vedere che è il mudra più utilizzato nel buddismo, nel tantra kundalini, è una chiusura energetica, visto che parliamo di energie. Ecco dove la metto in uscita, guardate qua, il segnale è estremamente più alto. Io in 3 secondi ho dimostrato in modo inequivocabile che c'è un'uscita maggiore rispetto a quella della cosiddetta entrata. Sul libro che è stato ora pubblicato recentemente, in un capitolo, ho riportato delle esperienze che mi hanno incuriosito. Il vino che in circa un minuto, un bicchiere collocato sopra la smart card, ha perso gran parte del sapore. Eravamo tutti docenti, siamo rimasti tutti a bocca aperta. Allora, di fronte a un risultato ti devi chiedere se succede qualcosa. Persone che gli viene passata rapidamente e aumenta la forza di picco istantanea nel giro di 30 secondi, l'equilibrio e la capacità di reagire a degli sforzi vuol dire che c'è, accade qualcosa. Ho anche notato che tanto più una persona è in forma e ha un guadagno inferiore, tanto più la persona ha bisogno e il risultato è più eclatante, proprio come se agisse su una forma di riequilibrio bioelettromagnetico. Vi ricordo che le spirali le troviamo in tutto il mondo, nella Kundalini, le troviamo nei cerchi, dappertutto, è tutto un discorso di spirali, il DNA, i vortici, eccetera.